Questa settimana il territorio della provincia di Asti ha accolto le vespe samurai, piccolissimi insetti di origini giapponesi che vengono introdotti nel nostro ambiente per attivare la lotta biologica alla cimice marmorata. Le immissioni sono avvenute in 15 siti dell'Astigiano, 100 in tutto il Piemonte. Questo insetto utile avrà come missione di salvare i raccolti dai gravi danni provocati dal vorace insetto nocivo arrivato anni fa dal continente asiatico. In questi giorni finalmente parte la diffusione a livello nazionale e a livello regionale del parassitoide Trisolcus japonicus per la cimice asiatica. Questa è finalmente un'ottima notizia perché significa iniziare un percorso che porterà inevitabilmente a un riequilibrio e a un contenimento della cimice asiatica sul nostro territorio. Va tenuto presente che come il Trisolcus japonicus ci sono altre specie molto simili anche di Trisolcus presenti nel nostro ambiente che sicuramente stanno già lavorando nella limitazione della diffusione della cimice asiatica e quindi inevitabilmente con i tempi che la natura ci ha insegnato anche in altre esperienze come quella del cinipide del castagno, sicuramente nell'arco di due o tre campagne ci sarà finalmente, dovrebbe ripristinarsi un equilibrio con un attore importante che è il Trisolcus japonicus, ma sicuramente coadiuvato anche da molte altre specie presenti nel nostro ambiente naturale. È chiaro che la diffusione di questi insetti e il successo che questi possono avere anche negli appezzamenti coltivati nelle nostre colture significa un'attenzione a un rispetto anche in quella che è l'attuazione della strategia di difesa fitosanitaria che andrà fatta in modo molto oculato e come dire, tentando il più possibile di rispettare questi nostri alleati nella limitazione della cimice. Sicuramente è un momento di crescita anche da questo punto di vista, come lo è stato in tante altre esperienze vissute dai nostri agricoltori. Basti pensare all'utilizzo dei pronubi, dei bombi, ad esempio nelle colture orticole. Sono stati un grande momento di crescita perché gli agricoltori, gli orticoltori hanno imparato a dover rispettare un loro alleato che era il Bombus terrestris e quindi al cominciare a limitare e a selezionare anche eventuali prodotti, trattamenti fitosanitari che andavano a fare. Quindi, come dire, una grande crescita e questo ci aspettiamo anche in questa battaglia contro la cimice asiatica.